Buongiorno e bentornati al Cittadino Digitale. Vorrei porvi una domanda. È vero che l'informatica è territorio maschile? Non credo proprio. Infatti sono tante le donne che hanno contribuito allo sviluppo di questa scienza. Donne troppo spesso sconosciute al grande pubblico, il cui contributo è stato fondamentale per l'evoluzione del pensiero umano e dell'informatica in particolare. Sicuramente è vero che i dati non sono a favore. Del resto il rapporto Informatics Europe ha indicato che nel 2018 nei corsi di laurea italiani di informatica le studentesse erano solo il 20%, inferiori alla media europea. E secondo l'ONU, le discipline STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, sono scelte solo dal 30% delle donne. Come modelli di esempio per le generazioni presenti e future di giovani donne interessate all'innovazione tecnologica, possiamo ricordare Ada Lovelace, figlia del poeta George Byron ed eccellente matematica. Scrisse il primo programma della storia informatica, tant'è che in suo onore fu sviluppato negli anni 80 il linguaggio di programmazione ADA. Grace Murray Hopper, colei che coniò il termine bug, inteso come errore informatico, quando trovò una falena, appunto bug, insetto, che era finita tra due relè elettrici del computer della serie Mark, utilizzata dagli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu inventrice anche del linguaggio di programmazione COBOL. Oppure Margaret Hamilton, che a soli 33 anni sviluppò il software di bordo per il programma spaziale Apollo, con il quale gli astronauti arrivarono nel 1969 sulla Luna. Ed infine Ellen Grainer, conosciuta come la mamma dei robot, ha contribuito fortemente a raggiungere l'accessibilità di questi dispositivi. Tant'è che la sua società ha sviluppato il famoso Roomba, aspirapolvere a forma circolare, primo esempio di robot di largo consumo. Non tutti sanno, ad esempio, che l'11 febbraio è la giornata internazionale dedicata alle donne e alle ragazze nella scienza, mentre il 25 aprile è quella delle ragazze nell'ICT. Vi sono inoltre anche due interessanti progetti italiani: Ragazze Digitali, Summer Camp di Informatica, dedicato alle studentesse di terza e quarta superiore, e Girl Geek Life, magazine online italiano per le ragazze appassionate di tecnologia e innovazione. E prima di salutare, concludo con un'affermazione di Grace Murray Hopper. Le donne sono davvero delle brave programmatrici, per una ragione in particolare: sono abituate a portare a termine le cose. Vi ringrazio e auguro a tutti una buonissima giornata.